Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. L'analisi dell'opera di Marco Costabi ci permette di comprendere e di sfatare alcuni miti legati al mondo del collezionismo d'arte. Ma per farlo bisogna partire da molto lontano. Questo è un quadro molto famoso. È il Battesimo di Gesù di Andrea Verrocchio, conservato nel Museo degli Uffizi a Firenze. Il Verrocchio all'epoca aveva una bottega celebre per essere in grado di realizzare pregevoli opere di pittura, di scultura e di oreficeria, anche grazie al numero e alla qualità dei suoi aiutanti. Alcuni di questi diventarono molto famosi, uno in particolare, Leonardo da Vinci, il quale ha realizzato gli angeli e lo sfondo del nostro quadro. Sicuramente all'epoca i clienti del Verrocchio erano al corrente dell'esistenza degli aiutanti, ma se dovessimo ragionare come un collezionista contemporaneo, ci troveremmo di fronte a un serio problema. Questo è un Verrocchio originale oppure no? In realtà la questione dell'autenticità dell'opera e perciò la necessità di nascondere l'operato dei collaboratori si pone solo con la nascita del collezionismo e ancor di più con la mitologia romantica dell'ispirazione, considerata l'unico ingrediente indispensabile per creare vere opere d'arte. Da allora gli artisti di successo, prima o poi, si sono dovuti scontrare col problema di soddisfare le esigenze del mercato, o aumentando i prezzi dei quadri, o facendoli più rapidamente, rischiando di abbassarne la qualità o avvalendosi di collaboratori. Il caso più clamoroso probabilmente fu quello di Gustave Courbet, che pure nel 1861 ebbe a redigere una serie di comandamenti dedicata proprio ai giovani artisti. Primo, non fare quello che faccio io. Secondo, non fare quello che fanno gli altri. Terzo, anche se tu facessi un Raffaello, non esisteresti. Quarto, fa quello che vedi, quello che senti, quello che vuoi. Ebbene, proprio lui, per far fronte alla crescente richiesta delle sue opere, aprì un vero e proprio laboratorio di produzione di dipinti che venivano da lui solo ultimati, condizionando perciò la carriera di giovani e talentuosi artisti, inducendoli, dietro compenso, a realizzare non dei falsi Raffaello, ma degli autentici Courbet. Questa lunga premessa è necessaria per presentare il lavoro di Marc Costabi, un artista nato a Los Angeles nel 1960. Di origine estone e dotato di talento precoce, i suoi miti all'inizio sono i disegnatori di fumetti, in particolare Jack Kirby, celebre autore di Capitan America, l'incredibile Hulk, i Fantastici 4. Poi però capisce di non avere un'adeguata preparazione per i fumetti, verso il cui mondo, del resto, perde interesse nel momento in cui scopre l'arte contemporanea alla California State University di Fullerton. I suoi eroi adesso sono Chris Burden, Andy Warhol, Edward Hopper. Il suo stile compare all'inizio degli anni Ottanta, sotto forma di sagome di uomini senza espressione, che incontrano un immediato successo fra i suoi amici e che lo portano alla prima esposizione personale in California nel 1981. Pieno di speranze, nel 1982 si trasferisce a New York e lì capisce una cosa fondamentale. A New York ci vai solo per avere fama e denaro, altrimenti è meglio stare altrove. I suoi quadri, basati su sagome di uomini e di donne senza volto, inseriti in contesti sempre diversi, incontrano subito l'interesse del mondo dell'arte. A tutti fa sapere che il suo scopo è quello di arricchirsi, con questo, sulla scia di Andy Warhol, contribuendo a distruggere il mito dell'artista geniale e incompreso, e perciò dall'esistenza misera, ai margini della società. Col crescere del successo cresce anche la domanda dei suoi quadri, con sempre nuovi galleristi che bussano alla porta del suo studio. È così che dal 1986 decide di avvalersi di collaboratori che provvedono a realizzare i singoli dipinti e, a volte, persino a idearli. Ma al contrario dei suoi colleghi, che tengono ben nascosta la collaborazione degli aiutanti, Costabi dichiara apertamente che non è lui a fare i suoi quadri, arrivando ad affermare persino che alcuni suoi collaboratori producono dei Costabi migliori dei suoi. Ciò che scandalizza in Costabi è che il suo collaboratore occupa lo spazio della pittura, tradizionalmente considerato lo spazio sacro della creazione artistica, la sorgente stessa dell'ispirazione. Così facendo dimostra che all'origine dell'opera c'è soprattutto il lavoro e la progettazione.
Il quadro che vi presento oggi è alto 77 cm per 102 cm di base. È stato realizzato nel 1990 ed è pubblicato sul catalogo della mostra personale dedicata a Marco Costabi dalla Galleria In Arco di Torino. Tre personaggi emergono da dietro un muro. Due di questi protendono un braccio, dalla cui estremità, invece della mano, punta un volto. Sullo sfondo, un altro personaggio sembra esprimere qualche perplessità. Tutta la scena è immersa in un'atmosfera atemporale. I colori sono innaturali, per lo più basati sul violetto, a cui corrispondono il bianco del fondo, l'arancio del personaggio a sinistra e il giallo, colore complementare del violetto, dell'uomo in primo piano. Un'opera essenziale in cui è espresso in modo chiaro uno dei temi salienti dell'opera di Costabi, il tentativo dell'uomo contemporaneo di sottrarsi dalla massa per trovare la propria identità. Con questo ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci!